Bene, bene, bene. A quanto pare abbiamo dunque qui per noi Capitan Man e Kid Danger. Proprio dove volevamo che fossero. Ed era quasi ora. Adesso armiamoci e distruggiamoli. Sì, ma prima facciamo un bel video in cui tutti noi li schiaffeggiamo per bene. Basta! Usa il mio, usa il mio. Ecco, va bene, serve bene. Una bella sberla. L'ho ripreso. Ragazzo, prendi il telecomando del laser. Ci sto provando, ma non ci arrivo. Forse ci arrivo io. È sulla cintura tattica. Non sprecare le mie stelle filanti. Hai stelle filanti spray? Le classiche mi annoiano. A me non dispiace. È lui, è lui. Non riesco a mirare. Gira, gira, gira. Vai sopra. Scusate, per caso qui c'è qualcuno che è venuto a comprare un telefono rubato? Il mio telefono! Ridammi subito il mio telefono! Tirato! Oh, fermi! Contrattacchiamoli! Che fate? Oh no, ma che fai? Che fai? Hai un accidente di laser, lo vuoi usare, razza di idiota? Allora che facciamo con la bomba del giudizio? Niente! A qualcuno dovrà venire un'idea. Probabilmente a Mika. Ragazzi, credo mi sia appena venuta un'idea. Santo cielo! Che bella sorpresa! Venite tutti qui, riuniamoci. No, niente riunioni! E non si parla sottovoce! Se ora cominciate ad annuire, a dire ok... No, ci dico! Basta! Ho detto basta! Smettetela subito! Bisogna tagliare il cavo dorato! Strappalo! No, è elettrificato! Niente che la man bocca non possa risolvere! Fuoco alle polveri! Tutto ok! No, ma come è mai potuto succedere? Aspettate un momento. Non l'avete disattivato. Avete solo tagliato il cavo del display del timer. Che idioti! Non avete risolto nulla. Questo aggeggio è ancora vivo. Sì, lo sappiamo. Ma adesso siamo nella cabina a prova di bomba. E tu sei lì fuori con la bomba del giudizio. Ci rivedremo, Frittleman, quando le oche voleranno. No. Frittelle! L'ha baciato davvero! Lo so. Capitan Man doveva sapere che l'ambra all'interno del ceppo lo avrebbe preservato per 101 milioni di anni. Ti garantisco che non è così. Ma non può aver trovato la soluzione perfetta per caso. Vieni più spesso in missione con noi. Posso? No! State distruggendo il mio ceppo dei calci! Ciapa! Ciao! Non è tuo quel ceppo! La natura appartiene a tutti! E quello è il ceppo dei pugni! No, è il mio ceppo dei calci! Io vengo qui, penso al ragazzo che mi ha rubato il telefono e gli do i calci! E grido, ma perché mi hai rubato il telefono? Ah! Ah! Sei senza telefono! Non ci credo! Beh, questo è davvero un grosso problema, Swell. Sì, fai quello che devi, noi tireremo fuori Capitan Man. Ci stiamo mettendo troppo! È ora di usare il martello! No, 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 fatecelo! Ci siamo! Sono libero. Da quanto ero lì dentro? 101 milioni di anni. Non posso credere che tu sia ancora vivo. Ti ricordi di me? Allora Bose dice: io sono Bose, e colpisce i gioielli di famiglia di Drex. E Drex dice: questa è la mia fine. Bose sfodera la spada e governa il suo regno pacificamente per 100 anni. Ma questa non è la storia di oggi. Grazie, Gronk. Tork? Chi sei tu? Mi chiamo Bose. Sono l'ostaggio di Drex. Siete ostaggi anche voi? Cosa?
No! Volete diventarlo? Posso mettere una buona parola? Non vogliamo diventare ostaggi. Siamo qui per fermare Drex. Oh, posso venire con voi? Sì. Il fato ha intrecciato i nostri destini oggi. Bene, io adoro le trecce. Ok, ecco il piano. Andiamo! Spara! Non posso! Colpirai anche te! Ho detto spara! Non saresti più indistruttibile! E neanche Drex! Ora sparaci, grandi certone! Ancora con questa storia! Ok, tenete stretti i tubi!